Sì, quali sono le particolarità di questa mostra? C'è qualche curiosità? Ma la mostra è suddivisa praticamente in due sezioni grosse. Una è il racconto delle fabbriche, e quindi abbiamo tutto il racconto tra gli anni 60 e gli 80, le principali fabbriche della città. Quindi un racconto che è documentazione, storia economico-sociale, fotografia industriale. E poi ci sono molti spunti del racconto autobiografico di Ciavolino, che, come nel catalogo della mostra, quella chiunque potrà leggere, ci sono stralci della sua vita, la sua visione della fotografia, che era una fotografia molto legata alla professione del fotografo, a rispondere a una commissione, al committente, alla documentazione di come avanzavano i lavori, a come il cantiere procedeva, quindi un lavoro molto puntiglioso. Infatti ci sono un'infinità di scatti che documentano questo, soprattutto la ricostruzione e il boom economico della città. E quindi abbiamo cercato di enfatizzare quest'opera che ha fatto lui, che è veramente immane, perché l'ha fatta da solo praticamente, usando sempre poi macchine al passo coi tempi. Ha avuto sempre un'attenzione molto precisa a essere sempre presente con il meglio che offriva il mercato per quanto riguardava l'aspetto tecnico. Ci sono per esempio alcuni pannelli che spiegano come lui si posizionava per fare determinate riprese, addirittura si faceva issare dentro un bidone della benzina, vuoto ovviamente, da una gru per avere il punto di vista migliore, per poter riprendere un cantiere, per poter riprendere una determinata situazione. Quindi un lavoro tecnico notevole, infatti le fotografie lo dimostrano. Grazie.